thank <laughs> you Nella serie delle lettere di Paolo chiamate della prigionia c'è anche la lettera ai filippesi. Soltanto che eh, gli studiosi moderni pensano che questo scritto non sia legato alla prigionia di Paolo a Roma fra il 61 e il 63 ma sia uno scritto più antico. Paolo avrebbe scritto alla comunità cristiana di Filippi durante un periodo di prigionia a Efeso, probabilmente nell'anno 57, cioè nello stesso periodo in cui scriveva ai Corinzi e ai Galati. La comunità di Filippi era stata fondata proprio da Paolo all'inizio del suo secondo viaggio verso l'anno 50. Negli atti degli Apostoli sono ricordati alcuni episodi interessanti della evangelizzazione di Filippi con la conversione di Lidia e del carceriere che aveva in custodia Paolo. Da quello che possiamo ricostruire, sappiamo che la comunità di Filippi non diede grossi problemi all'Apostolo, anzi gli offrì numerose soddisfazioni. Paolo aveva degli amici cari in quella città e quel gruppo cristiano Rispose in modo particolarmente buono alla sua predicazione, continuando fedelmente nella adesione al Vangelo. Rimase subito dopo la fondazione del gruppo cristiano Luca, quello che sarebbe diventato l'evangelista, e forse proprio la sua presenza permise una maturazione corretta della comunità e un legame amichevole e costante con l'Apostolo Paolo. Durante il periodo travagliato dell'anno 57, in cui Paolo fu arrestato, e addirittura ricevette su di sé una sentenza capitale, fu condannato a morte, ma poi la sentenza non fu eseguita, i cristiani di Filippi intervennero per aiutare l'Apostolo. Gli mandarono un loro rappresentante, probabilmente con dei soldi, con dei generi di conforto testimoniando la loro partecipazione alla sua vicenda. E proprio per ringraziarli del loro interesse, Paolo scrisse questa lettera piena di riferimenti gioiosi. Dobbiamo tenere conto però che è uno scritto nato in carcere da un detenuto politico, cioè da una persona perseguitata ingiustamente che sta vivendo una profonda crisi anche dovuta alla ribellione, la contestazione di diverse comunità cristiane. Vediamo in questa lettera alcuni passaggi che sono particolarmente significativi per esprimere lo stato d'animo e l'insegnamento dell'apostolo. Anche se essendo una lettera spontanea e legata ad una precisa situazione, non ha una struttura molto precisa e dettagliata, non è una trattazione teologica, è una lettera familiare, piena di contenuto, perché l'apostolo è pieno del Vangelo. All'inizio, nel primo capitolo, dà informazioni, come facciamo anche noi scrivendo una lettera a persone lontane interessate alla nostra situazione. Dice, desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del Vangelo, al punto che in tutto il pretorio e dovunque, si sa che sono in catene per Cristo. Il fatto di essere stato arrestato è un evento negativo, però l'Apostolo si rende conto che quelle vicende si sono voltate in vantaggio. Il pretorio è la casa circondariale, è il luogo dell'amministrazione ufficiale di Roma che comprende anche le prigioni di Stato e quindi in quell'ambiente romano sanno che quell'uomo è detenuto a causa di Cristo perciò la sua carcerazione è diventata l'occasione di testimonianza e di evangelizzazione. Non sanno chi è Cristo, ma sanno che quell'uomo è in prigione per Cristo. Paolo coglie quella occasione per annunciare il Cristo. Non solo, ma essendo stato imprigionato e quindi impossibilitato a continuare l'opera, sono proprio i fratelli rimasti liberi che si sono responsabilizzati di più e hanno impiegato maggiore entusiasmo proprio nell'opera di evangelizzazione. Quindi Paolo esprime la propria fiducia, dice di essere convinto che come sempre, anche ora, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. E qui intravediamo il riferimento a quella sentenza di morte. Paolo sta prendendo in seria considerazione la possibilità di venire ucciso potrebbe morire da lì a poco non se ne spaventa addirittura sta dicendo che il morire per lui è un guadagno dal momento che per lui vivere coincide con il cristo e quindi mette allo scoperto un proprio segreto pensiero. Se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. È come se fosse lasciata a lui la scelta. Sono messo alle strette tra queste due cose. Da una parte, il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Morire è un guadagno. Essere sciolto dal corpo Paolo lo considera come la possibilità di essere pienamente con Cristo. Ma d'altra parte, è più necessario per voi che io rimanga nella carne. Si rende conto che rimanere ancora può essere l'occasione di un lavoro al servizio del Vangelo e per i cristiani del tempo può essere un vantaggio poter godere ancora della presenza e dell'insegnamento di Paolo. Quindi si rende conto che le due cose sono buone. E non sa che cosa scegliere e non è lui che deve scegliere nel momento. Verrà liberato, la sentenza capitale non sarà eseguita e continuerà a vivere per altri dieci anni. Poi ci sarà un'altra sentenza che verrà invece eseguita a Roma, sotto l'imperatore Nerone, e là sulla via Ostiense, Paolo perderà la vita per Cristo. La sua fiducia però è entusiasmante, mostra una persona totalmente dedita ad un ideale meglio profondamente legata ad una persona, che è la persona di Gesù Cristo. Poco più avanti, nel capitolo 2, Paolo inserisce nella lettera ai Filippesi un testo più antico, non composto da lui. Lo consideriamo come il più antico inno cristologico utilizzato dalla comunità cristiana antica. È un inno che celebra il Cristo nella sua natura divina, nella sua umiliazione terrena e nella esaltazione celeste. È un testo importantissimo per la teologia perché mostra come fin dall'inizio, fin dai primissimi anni, la comunità cristiana abbia la convinzione della divinità di Gesù e della sua preesistenza. Paolo inserisce nel testo un inno che la comunità di Filippi conosceva e adoperava nella liturgia. E lo introduce con questa osservazione: Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Non mi piace tanto la parola sentimento, anche perché nell'originale greco Paolo adopera piuttosto il concetto di mentalità. Letteralmente sarebbe pensate come ha pensato Cristo. Potremmo rendere abbiate la stessa mentalità di Cristo. Per mentalità intendiamo il modo di vedere la vita, il modo di progettare la nostra esistenza, il nostro modo di vivere. Avete in Cristo il modello. Cercate di non imitarlo semplicemente nei gesti, ma è fondamentale la mentalità di fondo. Questo inno presenta la mentalità che ha guidato l'opera di Cristo. Pur essendo di natura divina, Egli non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Letteralmente il testo dice non considerò un arpagmon, cioè un oggetto di rapina. Vi ricordate nella commedia dell'arte il personaggio che in genere è l'avaro, viene spesso chiamato arpagone, perché è un verbo greco che dice il prendere, è quello che ha voglia di prendere, di dominare, di controllare, di possedere. Bene, Cristo Gesù, essendo nella forma divina, non considerò un oggetto di rapina. O, un possesso da tenere gelosamente, l'essere uguale a Dio, ma al contrario, spogliò se stesso. Svuotò se stesso. Si adopera in greco il verbo dell'annientamento. Da questo verbo i teologi hanno dedotto la parola. Per indicare l'abbassamento, lo svuotamento, l'annientamento di Cristo. Dio si è svuotato, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, lui che era in forma divina umiliò se stesso, etapeinosen, si fece tapino, si fece piccolo, insignificante, facendosi obbediente fino alla morte, addirittura alla peggior morte che ci sia, quella di croce. Al centro abbiamo il cambiamento della situazione. Per questo Dio lo ha super esaltato. L'inno si divide in due parti. La prima è discendente, la seconda ascendente. Il punto di passaggio è segnato da un per questo. Cristo Gesù nella natura divina non ha tenuto per sé, ma si è svuotato. Si è fatto servo, uomo, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo suo atteggiamento Dio lo ha esaltato. Si è abbassato? Perciò Dio lo ha esaltato. Egli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi. Quello dei celesti, gli angeli, quello dei terrestri, gli uomini, e quello delle realtà infere, del mondo dei morti. Tutti devono piegare le ginocchia davanti a Gesù Cristo e ogni lingua deve proclamare, a gloria di Dio Padre, che Gesù Cristo è il Kyrios. È il Signore. Questa è la formula di fede più solenne. Riconoscere che Gesù Cristo è Dio. È stato innalzato e glorificato. È l'unico sovrano del cosmo proprio in virtù del suo atteggiamento di abbassamento. Abbiate in voi gli stessi sentimenti. Paolo può dire con forza questo perché ha vissuto lui in prima persona questo atteggiamento di svuotamento. Lui ha davvero la mentalità di Cristo e la sta vivendo nella sua prigionia. Il capitolo terzo di questa lettera comprende una esortazione. perché i cristiani di Filippi reagiscano di fronte alle difficoltà e alle cattive interpretazioni teologiche e come Paolo aderiscano profondamente a Cristo. Ci sono dei predicatori giudaizzanti e Paolo li chiama duramente cani. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno circoncidere, cioè da quelli che ritengono che la legge, l'osservanza delle pratiche rituali sia strumento di salvezza. Se qualcuno confida nella carne, io posso farlo più di lui. E qui Paolo ci offre una specie di carta di identità, un suo autoritratto di ebreo osservante, circonciso l'ottavo giorno, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Io personalmente. In forza della mia carne sono una persona per bene, un giusto, un osservante, un pio devoto. Ma questa era la vecchia mentalità. Non è questo il vanto di Paolo. Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede di Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. Riconosciamo lo stesso linguaggio della lettera ai Romani. È lo stesso linguaggio della lettera ai Galati, che tratteremo nella prossima conversazione, perché nasce nello stesso periodo. Paolo dice di considerare spazzatura quell'orgoglio religioso, quell'autosufficienza della persona per bene. Non dice che ha lasciato perdere le ricchezze, il potere, il piacere, gli onori del mondo e li considera spazzatura. Dice che considera spazzatura la presunzione religiosa, il fatto di essere di una buona famiglia, di aver avuto un'educazione religiosa, di essere stato fedelmente osservante delle pratiche. Tutto questo lo considera spazzatura, per valorizzare la potenza di Cristo che lo ha profondamente trasformato. Questo io lo faccio, dice Paolo, per poter conoscere la potenza della sua risurrezione la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Ecco l'Apostolo che ha gli stessi sentimenti di Cristo, disposto a partecipare alla sua morte nella prospettiva della sua risurrezione. Non però che io abbia già conquistato il premio o che sia arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. E questa è una delle più belle definizioni che Paolo ha dato di se stesso. Conquistato da Gesù Cristo. Una persona così innamorata di Cristo da corrergli dietro per tutta la vita, diventato veramente conforme a Cristo. È un autentico apostolo. È il modello offerto anche a noi.